tutti ragazzi, ciao. Oggi siamo qui per farvi un mega riassuntozzo di tutte le uscite dei giochi di ruolo da giugno fino a dicembre. Partiamo subito, D&D con una delle uscite più belle di quest'anno, non la più bella, forse una delle più belle, soprattutto se cercate l'avventura migliore, almeno così è stata votata, allora questa è quella che fa per voi, perché a luglio esce Fuga dall'Abisso. Out of the Abyss in inglese, in pratica è un'avventura, non la voglio spoilerare, non me ne voglio parlare troppo, ma per farvela bene, ambientata all'inizio nel sottosuolo, che è una delle ambientazioni sempre più belle. Tra l'altro tu parti, è una cosa bellissima, sei un gruppo di esploratori che vengono arrestati da dei draw, proprio top. Già essere arrestati da dei draw è top. Poi dopo incontrerai altra gente bellissima, i Man Flyer, tipi proprio onesti. Duergar, persone simpaticissime alla mano, ma proprio simpaticissime, il meglio del meglio. E insomma, viaggerai per i pezzie lungo e largo per il sottosuolo, incontrando solo bella gente. Ombre notturne, eccetera, eccetera. E come non finisse, perché questa avventura, questo manuale in generale, è collegato a un momento importante della saga di Driftcon, scritta da Salvatore, che si chiama Rage of Demons. In pratica, per farla breve, succede che a mezzo Baranzan l'arcimago può uscire per sbaglio, apre un portale sul mondo dei demoni, per sbaglio, può uscire un chissà portale. Perché, mi pare che sia la prima volta che lo fa. No, è uno che cazzeggia troppo, però è... E niente, in pratica vi ritrovate con i demoni di livello altissimo nel mondo terreno. Almeno... Sì, sì, tranquillo. E tu, e il tuo gruppo dovrei affrontare gente come il Termagorgone, tutta gente. Sempre il Bayer fa casino. Sono sempre loro. Quindi un'avventura, insomma, da sapore epocale, con mostri bellissimi che verranno introdotti qui in questo manuale, che purtroppo mancavano per i Signori dei Demoni, perché sull'Avernus erano usciti i diavoli e qui finalmente abbiamo un riscontro con i demoni. Che demoni? Tutti i signori, quelli più importanti, tra cui già citato Termagorgone. E quindi già qui... 50 euro, e purtroppo sono sempre costoso, però 50 euro buone, discreto. Ormai sono i classici. Ormai esce un manuale, cinquantino. Quello. Però una cosa che a lui subito gli so brilluccica gli occhi quando io l'ho fatto vedere, è stato annunciato Old School Essential. Che io non ci sono arrivato per un anno, non avevo quell'edizione. Quell'edizione, perché lui parla proprio della prima edizione, ovvero... Old School Essential è un progetto che fa sì che riporterà alla luce, una specie di remastered quasi, su videogiochi si direbbe così. Una ristampa. Sì, una ristampa, però della prima, cioè parliamo dell'edizione aggiornata ai tempi nostri, delle prime edizioni di D&D, per la precisione scatola rossa e scatola blu, ma io parlo proprio delle prime, roba degli anni 80 se non mi sbaglio, quindi... E i fortunati possessori a scatola rossa, se non avete da bene. Quello è oro, è storica. E questo Old School Essential è, come mi ha detto il mio collega, riprendono le vecchie storie, le vecchie avventure, tutta la manualistica fatta alla vecchia maniera, e infatti i disegni sono vecchi degli anni 80, però con delle migliorie soprattutto a livello delle regole, che sono un po', diciamo, aggiornate, non dico alla versione 5.0, ma quasi, quindi un po' snellite. Fra le altre cose ci sarà anche l'avventura, e tutto è una scatolozza con tutto dentro, con tutti i manuali. Di Domhnhood, che è una delle prime ambientazioni di D&D 1.0, quindi questo è un marco, questo già qua rende top. Io infatti ci ho scritto top. E esce a settembre, quindi qui se volete fare un bel regalo e siete dei nostalgici e ci volete tornare a giocare a questo, straconsigliatissimo. Ma anche se anche... cioè se siete nostalgici lo prendete, ma se non siete nostalgici lo prendete lo stesso. Sì, giusto, mi piace questo atteggiamento. Poi abbiamo, le faccio un breve riassunto e poi lascio la parola a lui per farvene un po' che cos'è. Un Kickstarter in cui un vecchio gioco, anzi no, il gioco italiano più famoso di ruolo, l'ex Arcana, è ritornato, l'hanno riportato dalla tomba per noi. Le vecchie glorie. Vecchie glorie che resuscitano. Anche questo non è vecchio come D&D 1.0, ma comunque è vecchio, anni 90, quindi roba vecchia, 90, 94 tipo. Io insieme a quello. È bello forte. Cerca l'ambientazione D&D. E, assomiglia, è ambientato nell'epoca romana, ma poi ve lo farò dire da lui. È un bundle, ci sono vari manuali, il bundle completo viene 159 euro, è già uscito, comunque potete preordinarlo, sono un paio su Nick Games.
è fatto con le caratteristiche e le abilità, qui si chiamano virtute e perizie, sì, perché è tutto in latino. Virtute. Il master si chiama Demiurgo, che è una bellissima, è tutto il gioco a ridà al latino. Ci sono il manuale base, c'è un'ambientazione Egyptus, ovvero ambientazione nell'antico Egitto, l'enciclopedia che è un'avventura, espansioni che chiama l'arcana, lo schermo appunto, i misteri dell'impero, un'altra avventura, insomma tutto un mix completo, tutto un insieme che uscirà un bel paccone. Di questo Lex Arcana, dici tu che cos'è? Dici così. Praticamente Lex Arcana è una realtà alternativa in cui la Cohors Arcana, qua si parlerà latino, ma noi non abbiamo studiato latino, veniamo dalle industriali, abbiamo avuto Morra come italiano. Questa realtà alternativa, la Cohors Arcana, è l'unico baluardo che protegge l'impero romano dalla pressione delle orde barbariche e dalle più terrificanti insidie soprannaturali. Perché ovviamente sull'ex arcana, se non c'è un po' di magia nera o... Sì, in pratica è il mondo dell'impero romano, con un po' di magia, e che non è mai caduto, quindi non è mai venuto meno, e ci sono, come diceva lui, pressioni dei barbari, pressioni anche di sette oscure che cercano di distruggere la Repubblica di Roma, e tu devi proteggerla. Cioè, è tutto un bel trip mentale, secondo me. I giocatori sono dei custos della Cohors Auxiliari Arcana, che sono inviati a compiere missioni speciali nei luoghi più pericolosi e terrificanti dell'impero romano. Mi ha dato un attimo, certe volte anche ben molto. Mi ha dato quella botta lì di sono Massimo Decimo Merito. Sì, no, no, sentito subito. Mi piace, ma dico Cohors Auxiliari Arcana. Cohors Auxiliari Arcana. Massimo Decimo Merito. Quindi se giochi a Lex Arcana non solo ti diverti un casino, ma impari pure il latino. Meglio top. Altro che frequentare poi. E una cosa bellissima di questa avventura che ho sentito dire è che in pratica l'impero romano non è mai caduto perché ci sono tipo dei maghi che vedono prediscono il futuro e ecco perché non sono venuti meno, quindi cioè proprio è impostato benissimo. Tu vai in Egitto, ci sono i mostri, le sfingi, le cose qua, e tu devi combatterci contro, no? Vabbè, il D&D all'interno D&D in epoca romana, una delle colonne portanti del gioco di ruolo, una delle più famose, più importanti, più bla bla bla, Cyberpunk Red. Piccola storia per dirvi cos'è Cyberpunk. Il primo, uscì pure questo vecchio, si chiama Cyberpunk 2020, si chiamava, e in pratica è un mondo appunto dove c'è il cyberpunk, dove prende ambientato con cyborg, androidi, Blade Runner, solito si dice sempre così, ed era il primo che fece un successore. Guarda, nel 2020 non c'è niente di quello che avevano predetto. No, no, hanno sbagliato tutto, però triste. Però fece molto successo, qui in Italia poco, perché qui in Italia il cyberpunk c'era la sua nicchia, il suo zoccone. Non è mai stato capito al 100%. No, diciamo D&D, il fantasy in generale, è stato quello più aperto. Sì. Poi c'è, uscirà a settembre 2077 il videogioco di Cyberpunk Red, Software House, e tra queste due epoche c'è appunto il gioco di ruolo Cyberpunk Red, che è ambientato nel 2045. Lo potete preordinare, che vi dà il regolamento, l'ambientazione, un set di dati, le mappe, dei personaggi già giocanti, e la storia, per farla breve, la cito soltanto alcuni eventi essenziali. C'è la fine delle megacorporazioni. Se vi ricordate, su Blade Runner c'erano queste megacorporazioni, qui su Cyberpunk Red le megacorporazioni vengono meno, perché una delle principali è stata fatta saltare in aria con una bomba atomica, tanto per andarci le classi tranquillo. E quindi tutto si svilupperà in un mondo dove le corporazioni grosse non esisteranno più, esisteranno tutte piccole corporazioni, piccoli sindacati che si faranno guerra, e tu dovrai stare lì in mezzo e cose per sembra il top. Sembra molto politico. 30 euro. Poi, allora, a me mi piaceva tanto il cantante, che non c'è più. Un film vecchio, stravecchio, con... come si chiamavano quelli... i robot, che pupazzi? Mechatron, non mi ricordo. Comunque, ci hanno fatto un sacco di film, non solo questo qui che sto per citare, ma anche... Jurassic Park ci hanno fatto. Bravo. Ovvero Labyrinth. Labyrinth è un film, mi direte, sì, ma c'è, hanno anche fatto
il gioco di ruolo di Labyrinth, che esce a luglio barra agosto, viene una quarantina di euro. Visto che Netflix ha pensato bene di rimandarlo in auge con la serie TV, che allora... Che io devo ancora vedere, lo ricordo io. E quindi sì, a cavallo ci hanno messo anche il gioco di ruolo. E è fatto benissimo, il manuale adesso vi racconto anche un paio di cosette fighissime. È innanzitutto è considerato il gioco di ruolo più accessibile, nel senso che veramente chi non ci ha mai giocato al gioco di ruolo ci può iniziare, perché il master, le regole del master, il master che gioca anche lui, è che praticamente è il re dei goblin, è un segnalibro, cioè le regole sono tutte riassunte lì, proprio cortissimissimissimissimissimo, ma sono regole molto semplici. Infatti viene considerato semplice, immediato e per i neofiti. E come funziona? Le caratteristiche neofiti, vedi italiano, le caratteristiche sono due difetti e due pregi. Così tu fai il tuo personaggio, così fa. E tu che ti devi muovere all'interno del labirinto e uscire dal labirinto con 6 slot di equipaggiamento, e tutti i tesori che incontri sono nuovi difetti o nuovi pregi. Cioè, per dirvi, magari incontrate come pregio, e qui ecco perché è bellissimo questo gioco, perché è molto surruolare. Cercatore di avventura. Quindi tu lì ti devi iniziare a essere un cercatore di avventura, devi comportare così. Oppure come difetto un naso lungo, che magari incontri gente che odia i nasi lunghi e ti attacca, oppure incontri gente che gli piace i nasi lunghi. E quindi c'è, cioè, è tutto questo giochetti qui. È strano, è divertentissimo. Tra l'altro con una meccanica che è fantastica, che se un personaggio muore, uno dei giocatori muore, diventa un NPC del labirinto. Cioè, entra a giocare nel labirinto lui. Non è neanche, non è neanche un master, gioca con il labirinto. Mi piace. La figata, questo è un... A me non sta a guardare il gruppo così. No, infatti, è finissimo. Faccio morto. E poi è fatto bellissimo, ve lo farò vedere con delle immagini. E anche questo, 40 euro, io ci sto pensando. Però 40 euro, però ci sto pensando. Cioè, con Cyberpunk... ci sta un sacco, Come vedete c'è un sacco di roba. Andiamo avanti, uno dei giochi di ruolo più venduti. Io non l'ho giocato, però mi hanno detto tutti che piace. Piace per il gioco pure molto. Videogioco, un successone, Amico Duce, pure la serie su Netflix, ovunque. Già avrete capito. E di nuovo, anche qui, è connesso a Cyberpunk, in effetti, The Witcher. Veramente non tanto. La software house di videogiochi è la stessa. Ah, sempre la software. Che fanno i soldi con questo. Gli lanci della serie, fateci il gioco di ruolo. Polacchi maledetti. Allora, no, scherzo. The Witcher, c'è. Cioè... Ma come si chiamava scrittore? I romanzi? No, io mi rifiuto, cioè, non lo dici tu. Reggi, è facile. Andrei? No? Andrei? Vabbè, ma in italiano Andrei, non puoi dire Andrei. Andrea? Sapkowski. Sapkowski. È quello, è tipo. Sapkowski. Vabbè, è tipo Chandler, è quello. Mo, come si pronuncia il pronome già, però è sempre quello. Che su via. Che c'entra Chandler? Chandler è francese. Ma appunto, però sì. Di cioè, sicuro non si pronuncia Chandler, ma io lo pronuncio così. Allora. E poi Andrea. Dai, bravo. Allora, manuale base, che è già uscito. Torniamo al gioco di ruolo. 50 euro il manuale base. Ed è così. Altri 50. Io tengo il fondo. 50. Signore Feudi. Più 40, più 50. Signore Feudi, un'altra espansione, 25 euro. 25. Che però ti dà lo schermo e ti fa giocare la classe del nobile. Quindi comunque già. Il nobile. Sì, cioè, perché qui su questo gioco c'è gli elfi, i nani, ci sono varie classi. Come... Il nano su lui, cioè. Mi sembra che avevo letto che c'è. Poi ci sono gli umani, e il Witcher, che a parte considerano una stirpa affare, che bene gli umani, ma sono, sapete, la storia dei Witcher, gente porprette, tutti incantati, maledetti, hanno fatto di tutto per ammazzare. E c'è il bestiario, che era tanto voluto, e ci credo pure, perché in pratica è come se fosse il manuale dei mostri su D&D, il bestiario di The Witcher, ecco, per giocarci col gioco, e quindi secondo me è essenziale. Tra l'altro è fatto in modo che è scritto come se fosse stato, è scritto come se fosse stato un riassunto di un primo Witcher, uno dei più storici e più antichi Witcher, che aveva fatto tipo diario, quando ho incontrato, l'ho ammazzato. Manuale dei mostri, insomma. Figo. 50 euro per questo, mi sa? Settembre-ottobre, però vabbè, voi... Forse magari metteremo un counter dei soldi che se ne vanno. Beh, ma sono stati in virus per 20... quanti mesi? 2-3 mesi, abbiamo cacciato questi soldi. Il soldo ci sta, a parte, no? Poi è spalmato da giugno a dicembre. Quindi, cioè, voglio dire... Poi, un piccolo manuale che esce ad agosto barra settembre, io dico sempre così perché ancora la ricerca non ce l'ho, che si chiama Improve. E che cos'è? In pratica c'è una... Classico. Come
è un come ruolare per i newbie. Sì, è scritto molto bene, non è manco troppo pesante, è un manualetto, cioè c'è sempre il manuale per come fare il DM, in questo caso è il manuale per come ruolare. Che non bastava, cioè basta dare il libero spazio e immaginazione, no, ormai. Vabbè, diciamo che i neofiti. I neofiti hanno bisogno di. Già, appunto, ormai gli ha fumato il cervello tutta questa tecnologia. Mi rendo conto. Non so che immaginare nulla. Acceleriamo con. Torniamo a D&D. Settembre. Must. Manuale must, ve lo dico subito. 50. Guida di volo e mostri. Guida di volo? Guida di volo. Volo è uno dei personaggi storici di D&D, i Forgotten Realms. E in pratica anche questo è fatto un po' come se fosse il The Witcher il bestiario, ovvero volo che racconta di tutti i mostri che incontra. 224 pagine e racconta, cita, che mancano nel manuale dei mostri base, o comunque sono scarsi, i mostri più iconici di D&D, ecco perché io dico che è un must, ovvero i builder, tutti i tipi di builder, tutti i tipi di giganti, tutti, cioè anche se non mi sbaglio gli Illithid, cioè quindi parliamo di mostri importantissimi, importanti giganti, c'ho più due come nano. C'ho più due nano, ecco. C'ho quindi, attacchi come nano. Quindi a te questo manuale già diventa importante. E il mio flyer l'ho detto, ci sono anche le nuove razze che io già te le dico, secondo me ti gusteranno. Allora, gli Aesimar, gli angeli, arrivano finalmente su D&D 5.0, i Tabaxi che sono i felini, uomini felino, sì, ok. Poi abbiamo anche questi famosissimi Goliath, i Tritoni, quindi potete anche giocare finalmente una razza acquatica. Ma i Goliath della serie ai ragni? No, i Goliath erano gli uomini quelli roccia. Ah, i grossi che abbiamo giocato anche nella 4. Ho capito, ho capito. Sì. Ritornano finalmente nella 5. Belli tosti. I costrutti, no, ma perché? Perché i costrutti ci stanno sull'ambientazione di Eberron, che esce a novembre. 50 euro. Sì, però l'ambientazione di Eberron non è l'ambientazione storica di D&D ed è tanta roba. Finora giochiamo soltanto con poche ambientazioni. Quello ufficiale è Forgotten Realms, si sente il bisogno di nuove ambientazioni ufficiali ed ecco che arriva Eberron a novembre e so soldi, però ve ne parlerò su un altro video di Eberron. E quindi ci siamo, chiudiamo con un Kickstarter di un'azienda italiana, quindi l'ho voluta citare, che stanno facendo un gioco di ruolo importante. Sì, un gioco di ruolo, Furia bello, bellissimo, Furia, molto bello, chiamato Broken Compass. Dimmi tu, riassumilo tu ai nostri telespettatori. Ambientazione in stile dan 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 dan. Cercatori di tesori per la maggiore, alla Indiana Jones, sì. Con il classico rivale che vuole rubare il tesoro, sì, il cattivo, l'organizzazione cattivo, nazisti, che ne sai, nazisti. Con ruoli, poi ci sono il medico, l'esploratore, quindi c'è proprio una squadra ed con le campagne, con un'avventura anche già pronta, bellissima, la grafica mi è piaciuta tanto. Se vi cade, guardate la campagna Kickstarter, sì, fate ancora tempo a comprarla, io ci sto pensando. Dei belli elementi, 65 euro il base abbiamo visto, 110 quello tutto completo. Ci penso perché c'è 10 euro, mi sento male, però è bello. Unito a tutto il resto. Il resto mi sento 110. E sì, non ci arrivo. E con il Fortune System, un sistema di gioco tutto loro, bellissimo. Fra l'altro c'è anche una stessa campagna, sempre di loro, che è ambientata però per D&D 5.0 Inferno, ovvero cercano di portare il mondo della Divina Commedia, Dante Alighieri, proprio Dante Alighieri, la Divina Commedia, su D&D. Quindi è un gruppo, secondo me, chissà. Chi è il personaggio di Dante Alighieri? Ah, non ne ho idea. Non lo so. Però se è come sull'Aprint, anche lui avrà il naso lungo, perché lui ce l'ha il naso lungo. Allora è un monaco. Monaco sì, sicuro. Termina col naso. Quindi, allora, voi avete finito i soldi, noi abbiamo finito le chiacchiere. Questo è quando? Però ancora i fini di me che ci stanno mettendo da parte. Poi ci sono sicuramente anche altri giochi di ruolo, ma io ho voluto citare quelli più importanti. Quest'anno finalmente è una bella annata per i giochi di ruolo, ce l'avete di tutto e di più. E lavora. E mo giochiamo dopo 4 mesi di pandemia. E mo giochiamo? Sì, ci vuole. Lo so che ci vuole anche uscire, ma ci vuole anche che adesso torniamo a ruolare il nostro. Però possiamo ruolare in giardino. Ah, ecco. Siamo fuori. Bellissimo, mi piace. Quindi, dai sottoscritti, Sante. Gaetano, è tutto, voi condividete, diteci se vi è piaciuto, la campanella, i prossimi video, diteci se c'è qualcosa che non vi riporto, se avete anche delle domande,
per il resto alla prossima. Ciao, ciao ragazzi, ciao. What can we get if we sell?